torno a battere lo stesso chiodo. I diritti sono verità o il risultato di battaglie sociali e politiche? Sono il risultato di battaglie sociali e politiche che abbiamo fatto nel passato, a volte sono stati riconosciuti, altre volte non sono stati riconosciuti e che dobbiamo continuare a fare anche per il futuro. I diritti sono il risultato di battaglie sociali e politiche o sono verità? I diritti sono un fondamento oggettivo del vivere. È la questione poi dell'implementazione dei diritti o della loro applicabilità che può essere anche sottoposta ad una battaglia. Crediamo nell'utopia irrealizzabile del preambolo di questa dichiarazione dei diritti dell'uomo? Perché dire irrealizzabile? Alla fine la dichiarazione dice questo è uno standard comune da raggiungersi, non dice che sono delle norme che vanno immediatamente applicate. Nello standard c'è un minimo e un massimo. Quindi la possibilità, abbiamo paesi in cui lo standard è molto alto, paesi che invece stentano ad arrivare anche allo standard più basso. Ed è una comune attività, io dico di formazione, anzitutto, che potrebbe portare. Sono d'accordo con Buonuomo. Prima volta. No, ma sono tante cose. Voglio dire, ci dobbiamo avvicinare a quello standard. E quindi voglio dire, tutti i paesi hanno qualcosa da imparare. Alcuni stanno più avanti, altri stanno più indietro. Ma dobbiamo assolutamente cercare di raggiungere il più possibile. E questo richiede impegno e risorse. E finora questo impegno e queste risorse molti governi, anche quelli occidentali, non l'hanno messo in campo. Nel coro trionfante ed esultante per l'anniversario della dichiarazione si è levata ancora una volta la voce da bastian contrario di Giuliano Ferrara, non l'unica ma tra quelle italiane, che ricordava come proprio la mancata specificazione dell'origine di questa libertà e di questa vita e di questo rispetto per la persona fa sì che non siano tenute in considerazione per esempio i massacri più drammatici dell'Occidente, per esempio quello delle bambine in Asia o quello dei feti abortiti o della sperimentazione sugli embrioni. In questo caso ovviamente ha ragione, sfonda una porta aperta. Il problema di fondo è sapere quali sono le risorse che si mettono in campo. E lì mi sembra che anche Giuliano Ferrara metta insieme troppe cose che sono tra di loro diverse. Una cosa sono gli embrioni, un'altra cosa sono gli infanticidi delle bambine. La musica ci avverte pochissimi secondi, allora la stessa domanda, stessa riflessione per Buonomo? La questione è di una delegittimazione dei diritti stessi, cioè di fronte all'uso di metodi che bloccano la vita, oppure non so, il caso dell'aborto selettivo in Cina, siamo di fronte ad una violazione dei diritti fondamentali, non soltanto della mamma o della famiglia, ma anche e soprattutto del nascituro. Grazie, siete bravissimi, io invidio i vostri studenti, perché trattare, sorvolare su temi così profondi con questa profonda leggerezza, scusate il binomio dei termini, mi compiaccio, ma c'è un'altra parte della trasmissione per voi. Ora io mi taccio, guardate le parole alle mie spalle, sarete abituatissimi, tutti lo siamo, a parlare usandoli, sono i ma e i però che danno il titolo a questo programma, declinati in altre formule, vedete un comunque, un quindi, un allora, un mai, un piuttosto, ne scegliete una testa e ragioniamo sul positivo e il negativo, quel che vi piace e quel che non vi piace. Del positivo molto si è detto, nonostante il cahier de doléances sia lunghissimo sulle sfide irrealizzate, del negativo si è detto tantissimo, ma forse stringere, tirando le fila, vale la pena. Chi inizia? Buonomo, a lei. Nonostante la dichiarazione universale c'è ancora chi però è sottoposto a torture, sottoposto a negazione dei diritti alla libertà di religione, alla libertà di credo, alla libertà di coscienza, o chi non ha neanche il minimo per la sopravvivenza, quindi negazione del diritto all'alimentazione. Piuttosto che scatenarsi e fare una nuova crociata contro l'aborto, la Chiesa dovrebbe fare una grande campagna di promozione degli anticoncezionali, che avrebbe l'effetto di ridurre gravidanze indesiderate. Mai confondere la limitazione dei diritti con una negazione dei diritti stessi. La limitazione può essere data da contingenze particolari e una mobilitazione, una formazione delle coscienze seria e retta può eliminare questo tipo di limitazione. Allora, ci vogliamo mettere qualche risorsa per questi diritti umani? Abbiamo una zona del mondo molto ricca che ha bruciato in un mese una quantità di risorse finanziarie infinite per sostenere imprese che stanno in crisi. Le stesse risorse non si potrebbero usare per favorire lo sviluppo e quindi proteggere i diritti umani di una grande parte della popolazione mondiale? Nemmeno di fronte alle violazioni più palesi dei diritti economici e sociali, gli stati maggiormente sviluppati hanno la capacità e la volontà di operare per garantire una equa distribuzione delle risorse a livello mondiale.
c'è da sfamare tutti nel mondo, faccio un esempio concreto, ma ciò che è presente come cibo non è distribuito equamente. Comunque, abbiamo un nuovo presidente che sta andando alla Casa Bianca, un presidente che ha promesso di ritirare le truppe dall'Iraq. Forse questo significa che ancora una volta gli Stati Uniti e gli altri paesi occidentali possono essere visti non come degli oppressori, ma invece come delle persone che sono capaci di portare la loro cultura anche altrove. Lo utilizzo come slogan: la persona umana è universale, quindi i diritti sono universali. Invece avremmo bisogno di coinvolgere altri popoli del mondo per sapere quali sono questi benedetti diritti e come questi diritti possono essere sviluppati anche ascoltando gli altri. I diritti fondamentali hanno la capacità di modificare uno Stato, di modificare un vivere sociale, però bisogna che siano conosciuti. Il diritto fondamentale oggi diventa il diritto a conoscere i propri diritti. Se doveste puntare, ultima e chiudiamo, su un diritto per cui vi battereste subito, tutti insieme, radunando il miglior numero di persone di buona volontà, contenuto in questa dichiarazione non realizzato, Archibugi? Il diritto a partecipare, a decidere quali sono i diritti. Bonomo? Il diritto all'alimentazione, in questo caso concreto, lo vedo in modo specifico, come parte fondamentale del diritto alla vita. Grazie, siete, lo ribadisco, bravissimi. Sembrava un tema molto astratto e così purtroppo tanta letteratura in questi giorni ci ha fatto passare questa dichiarazione e il suo anniversario. Abbiamo visto, riguardano le cose con cui facciamo i conti tutti i giorni, l'idea che abbiamo di bene, di persona, di vita, il modo in cui usiamo i nostri soldi, il modo in cui votiamo perché questi soldi vengano usati. Grazie di essere stati con noi. Vi ricordo che domattina alle ore 10:15 possiamo rivedere questa trasmissione in replica su Sat 2000, sempre sul nostro sito www.mapperosenzaaccento.sat2000.it, e potete vedere anche le ultime puntate e dare il vostro contributo di idee anche per suggerire nuovi temi. Per un'altra puntata e un altro argomento di Mapperò ci vediamo mercoledì sera alle 22:10. Professor Daniele Archibugi, professor Vincenzo Bonomo, buona serata.